Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Carabinieri ferito di strisce in una sparatoria a Giarre. L'obiettivo era il titolare di un chiosco che in precedenza era stato minacciato. Arrestato un pluripregiudicato. In manetto lo scippatore che nella fuga in scooter aveva investito un turista francese. L'uomo ha riportato fratture multiple. Gli operatori turistici di Catania chiedono maggiori controlli. Il racconto del marinaio del Beisian che era di guardia sul veliero naufragato. Siamo stati sbalzati in acqua e poi siamo riusciti a risalire. Sanità, Schifani sfide manager e abbattere liste d'attesa o dimissioni per tutti. Intanto arrivano le prime nomine. Calcio, domani l'esordio del Palermo al Barbera contro il Cosenza. Sulla squadra pesano molte assenze. In Serie C, affari fatti e sfumati, la rabbia e la delusione di Fagiano all'indomani della chiusura del calciomercato. Il DS rossazzurro carica la squadra, deve sudare. Il Trapani si prepara all'esordio provinciale contro il Picerno. In Messina sconfitto ieri sera in Puglia. Partiamo dalla sparatoria a Giarre in provincia di Catania. All'esterno di un chiosco è rimasto ferito in maniera leggera un carabiniere ed è finito in manetto un pluripregiudicato di 50 anni. Marco Carli. Un carabiniere ferito e un pregiudicato arrestato. È il bilancio della sparatoria avvenuta in un chiosco di Tre Punti, una frazione di Giarre, nel catanese. Infatti, un uomo che si era recato al chiosco insieme al figlio, alla moglie e alla nuora avrebbe aggredito il titolare del bar per vecchi rancori. Il gruppo ha lasciato il luogo poco prima dell'arrivo dei carabinieri chiamati dal titolare dell'attività, mentre i militari raccoglievano le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltavano i testimoni. L'uomo è tornato sul posto alla guida della sua auto e dopo aver rallentato la marcia improvvisamente ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco esplodendo 11 colpi contro i militari e i presenti davanti al chiosco, ferendo in modo non grave alla testa il vice brigadiere dei carabinieri che è già stato dimesso dopo le cure del caso dall'ospedale di Giarre. Da quel momento è scattata una caccia all'uomo. Il pluripregiudicato, un cinquantenne attualmente agli arresti domiciliari e fuggito in auto, è stato individuato grazie anche ai sistemi di videosorveglianza. È fermato mentre percorreva la strada a piedi fra Piedimonte e Giarre. Si chiama Giuseppe Marchitto del Popolo. Era stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco, danneggiamento aggravato e violenza privata ad inizio 2023 col fratello Daniele. Sono tuttora in corso da parte degli investigatori le ricerche dell'arma utilizzata dal malvivente. Scippa una ragazza e nella fuga col suo scooter travolge un turista. È successo appunto a Catania per le vie del centro storico, ma è stato arrestato. È un 19enne. Angelo Gagliano. È un 19enne di Mascalucia il giovane arrestato per lo scippo di venerdì sera in pieno centro storico a Catania, che ha provocato il ferimento di un turista francese travolto dallo scooter a bordo del quale viaggiavano due malviventi. A permettere l'identificazione dello scippatore, ora si cerca il complice, è stata la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima dello scippo, una 25enne catanese, si trovava in compagnia del fidanzato quando è stata assaltata in via Don Luigi Sturzo da due banditi a bordo del mezzo a due ruote che hanno poi tentato di fuggire per le vie del centro, inseguiti da un testimone su un altro scooter. E per fare perdere le loro tracce, i malviventi hanno imboccato via Manzoni in controsenso, investendo il turista francese che è rimasto gravemente ferito sull'asfalto. Nell'impatto i due banditi hanno perso la borsetta. Di Catania il 48enne d'Oltralpe ha visto ben poco e purtroppo non ricorderà monumenti e piazze, ma l'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato per una frattura di tibia, perone, clavicola e di due costole. Un grave fatto di cronaca che riporta alla mente l'aggressione dello scorso anno quando un turista polacco rimase gravemente ferito durante una rapina nella centralissima piazza Stesicoro, episodi che purtroppo si ripetono colpendo al cuore una città che di notte non brilla certo alla voce sicurezza. Un episodio che ha creato indignazione e sconforto sia tra i catanesi che tra gli operatori turistici che chiedono maggiore controlli. La sicurezza è al 50% riguardo Piazza Università. E il resto? Il resto in mano di Dio.
Questo ristoratore catanese non le manda a dire e chiede, quasi sconfortato, un maggiore controllo delle forze dell'ordine. È un risveglio amaro, non solo per il malcapitato turista, ma anche per la città che ancora una volta balza agli onori della cronaca per intollerabili episodi. Un danno d'immagine non indifferente e che mette in difficoltà persino le guide turistiche. Terribile quello che è successo e anzi auspichiamo che i responsabili siano assicurati alla giustizia con una pena esemplare, questo chiediamo, una pena esemplare questo, ma chiediamo soprattutto all'amministrazione che collabori con noi professionisti del turismo nel mettere a nostra disposizione risorse e protezione del territorio. Rincara la dose il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Un fatto che rende ogni politica turistica soltanto velleitaria, incoerente, incongruente. Ed è paradossale anche che tutto questo avvenga a pochi passi dalla sede del municipio e dalla questura di Catania. Non solo questo fatto grave, ma ieri sera sono stato in centro ed è paradossale vedere che alcune macchine erano posteggiate all'ingresso dell'area pedonale di via Crociferi, che il castello Ursino non era assolutamente illuminato e che una pattuglia dei vigili urbani non era assolutamente presente se non l'auto messa lì accanto al castello Ursino vuota. Servono maggiori controlli, più uomini, telecamere e magari qualche accorgimento, specie nelle ore notturne. Prendono di mira il singolo, noi di solito giriamo con gruppetti e il gruppo fa un po' la forza, cioè non ti si avvicina il malintenzionato quando hai un gruppo intorno, è più raro. Palermo violenta, la scorsa notte sono volati tavoli e sedie in un pub a pochi passi dal teatro Politeama. Cinque giovani si sono scagliati contro un gruppo di ragazzi, uno dei dipendenti del locale è stato colpito e sono stati necessari diversi punti di sutura alla testa. E poi c'è il caso del giornalista picchiato e rapinato in Corso Tucoli, il cronista è stato avvicinato da alcuni sconosciuti che lo hanno pestato e poi gli hanno rubato l'auto. Il racconto del marinaio, uno degli indagati per il naufragio del Beisian a Porticello. Siamo stati sbalzati in acqua, ha detto ai magistrati, poi siamo riusciti a risalire. Manlio Viola. È il giorno dei primi esami sulle salme delle vittime del Bayesian. Sono state eseguite le TAC sui coniugi Blumer e Morvillo, 4 dei 7 corpi delle vittime. Gli esami preludono alle autopsie che si svolgeranno da lunedì. Intanto la procura ai Termini Imerese continua ad acquisire testimonianze importanti per ricostruire cosa è accaduto nella mezz'ora che ha portato all'affondamento del velero di lusso a Porticello. Ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti Matthew Griffith, il marinaio di guardia sul ponte, una versione che scagionerebbe tutti. Ho svegliato il comandante quando il vento era a 20 nodi, ha detto. Lui ha dato l'ordine di svegliare tutti gli altri. Mentre l'equipaggio arrivava sul ponte, la nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua, ha continuato. Poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo. Non ha parlato invece di Portelli e Boccaporti perché non di sua competenza. Gli avvocati del marinaio Griffith e dell'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton stanno valutando se chiedere consulenze tecniche sulle cause del naufragio. Il veliero non è dotato di scatola nera, ma ci sono tracce dei suoi spostamenti nei sistemi di navigazione sia di bordo che esterni. Questa mattina era stata ascoltata Rosalia Orlando, titolare di un cantiere che la notte del naufragio ha assistito alla tragedia. La Orlando ha detto di aver fatto notare alla Guardia Costiera, prima della tragedia stessa, l'errata scelta del luogo per gettare l'ancora. All'imprenditrice sarebbe stato risposto che si trattava di una decisione dell'equipaggio. Poi ha raccontato di aver visto, durante la tempesta, il veliero perdere la presa dell'ancora e rimanere in preda alle onde. Tutti elementi che dovranno essere riscontrati dalle perizie dopo il recupero del relitto. Una giovane madre trovata senza vita in casa a Ragusa, si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause. Intanto ci sono due indagati, due uomini vicini alla donna. Veronica Barbarino. Omicidio colposo, morte a seguito di un altro reato ed omissione di soccorso. Sono queste le accuse a carico di due persone indagate per la morte della 31enne Nadia Fiammetta. I fatti risalgono al pomeriggio del 25 agosto scorso, quando qualcuno ha allertato il numero di emergenza unico a seguito di una richiesta d'aiuto da parte di una persona uscita da una casa del centro storico di Ragusa. All'interno dell'abitazione, nella camera da letto, la giovane donna era già deceduta all'arrivo dei soccorsi e dei militari dell'arma. Assenti segni di violenza.
Nadia era originaria di Vittoria, ma viveva a Ragusa ed era mamma di una bambina. Da quanto si evince dai social, emerge una figura molto fragile. Adesso, ha scritto la madre, hai trovato la serenità che ti è mancata in questi anni. Mi toccherà capire cosa sia successo in casa quel giorno e saranno anche gli esiti dell'autopsia, che verranno consegnati entro 90 giorni, a chiarire le cause della morte, se tempestivi soccorsi potevano salvarla e la eventuale presenza di sostanze estranee alla normale nutrizione. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Inaugurata da poco e subito da rifare, chiude un tratto della A18 all'altezza della Galleria di Letoianni, galleria che era stata da poco riaperta dopo anni di lavori e poi chiusa una decina di giorni fa perché si era allagata il primo temporale estivo. Adesso il Consorzio Autostrade Siciliane comunica che chiuderà nuovamente per lavori dal 2 al 27 settembre. Siamo alla fine di agosto, ma Palermo è sempre piena di turisti, bilancio positivo per il capoluogo siciliano. Marco Cullà. I numeri continuano a premiare Palermo, siamo a fine agosto e nonostante l'estate sia ormai ai titoli di coda, il capoluogo siciliano continua ad essere meta di tantissimi turisti, italiani e stranieri. Ho visto un turista che mi ha fatto piacere in quanto ho visto molti giovani. E quindi già questo fa capire che questa città è una delle città più sicure in Italia. Qui siamo davanti alla cattedrale, un fiume di gente attraversa Corso Vittorio Emanuele, foto, selfie e vacanza che prosegue a oltranza. Diciamo è una bellissima città, certamente la Sicilia fa parte del sud, quindi comunque tutta l'Italia è bella, nella parte sia quella del nord, centro-nord e via dicendo. È tutta bella. C'è però un elemento che ingrigisce la bellezza della città. La spazzatura come Napoli. Quella veramente il sindaco dovrebbe provvedere, perché con tutti questi turisti che ci sono è impossibile camminare per le strade così. Alberghi e B&B ancora sold out, non sembra nemmeno il 31 agosto. Meglio le ferie, insomma, tra fine agosto e settembre? Sì, e soprattutto a Palermo. Viva Dio. Non tutti però sono d'accordo, si dichiara poco soddisfatta Doriana Ribaudo, vicepresidente della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che parla di un'estate sottotono dopo un inverno mediocre. Tante le proposte emerse nei confronti tra gli operatori, oltre al disappunto per la mancanza di decoro, servizi e pulizia. E arrivano le prime nomine di direttori sanitari amministrativi a Palermo e Catania dopo l'ultimatum del presidente della regione Renato Schifani, ma mancano ancora una decina di nomine. C'è tempo fino a lunedì, ma già le scelte fatte agitano la politica. Maglio Viola. Governo regionale pronto a cacciare i manager di ASP e ospedali siciliani se le aziende sanitarie non raggiungeranno gli obiettivi fissati, a cominciare dall'abbattimento delle liste d'attesa. E questo vale anche per i direttori sanitari e amministrativi, non solo per i direttori generali. Secondo ultimatum in 3 giorni da parte del governatore Renato Schifani al sistema della sanità pubblica, troppe cose non vanno e devono essere sistemate. Il primo ultimatum è di giovedì scorso, quando Schifani ha ribadito quanto già messo nero su bianco dall'assessorato alla sanità, ovvero che entro lunedì 2 settembre i direttori generali devono procedere alle nomine dei loro direttori amministrativi e sanitari senza aspettare le indicazioni della politica. Così a Catania arriva Tamara Civello per la direzione amministrativa, Giuseppe Angelo Reina per quella sanitaria e a Palermo Ignazio Del Campo per l'amministrativa e Antonio Levita per quella sanitaria. Mentre di nomine ne mancano ancora una decina in giro per la Sicilia, le scelte fatte, soprattutto a Catania, però agitano gli autonomisti. Nella sanità etnea non ci sono più uomini di Raffaele Lombardo e questo creerà certamente qualche ulteriore tensione nella maggioranza. Ma Schifani va avanti, bisogna sistemare le cose e il governatore ribadisce che ci sarà un monitoraggio trimestrale e i provvedimenti di rimozione potrebbero scattare anche senza attendere la scadenza di contratto. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e torniamo poi con una ricca pagina sportiva.
Ed eccoci alla pagina sportiva. Domani l'esordio del Palermo al Barbera contro il Cosenza. Sulla squadra pesano molte assenze. Marco Ullà. Tutto pronto per l'esordio al Barbera del Palermo. Rosanero che dopo la vittoria di Cremona sfideranno il Cosenza con l'obiettivo di dare seguito al successo dell'Osini e scalare ulteriormente la classifica. Assenze però pesanti in casa Rosanero. Out Ver, Panica, Appua e Lucioni, oltre a Saric non convocato. Fortuni fanno parte del mestiere, è uno sport di contatto. E i precedenti infortuni sono traumatici, perché Gomis, Di Bartolo, Lucioni sono traumatici. Quindi fa parte, essendo uno sport con trauma, ci sta. Noi dovremo sopperire alle mancanze e non parlerò mai di chi non c'è. In avanti si va verso il rientro di Brunori dal primo minuto con Di Francesco e Insigne. Esordio casalingo, oltre 25.000 spettatori presenti al Barbera. Il nostro pubblico non dovrà mai essere per noi un freno, anzi uno stimolo. Poi, come ha detto più volte un ex giocatore del Palermo, che me lo ripete, me lo ricorda anche la squadra, che è il vice direttore Giulio Migliaccio, l'allenatore non fa gol e neanche i tifosi, purtroppo, per fortuna fanno gol nel nostro caso, purtroppo, quindi in campo ci devono andare i giocatori, supportati sì dall'ambiente, ma sappiamo benissimo che poi sono le prestazioni e i risultati che faranno la differenza nell'essere un tutt'uno. Prima convocazione anche per l'attaccante francese, l'Edouard Ron. Forza Palermo! Il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, ha fatto il punto oggi pomeriggio in conferenza stampa sul calciomercato appena concluso. Sentiamo Francesco Triolo. Delusione e rabbia. Daniele Faggiano ha un volto che non mente quando si presenta in sala stampa per fare il punto sul mercato appena concluso, e lui non nega il disappunto per come sono andate diverse operazioni, quelle sulle uscite mancate, soprattutto in rosa, anzi fuori lista. Infatti rimangono 6 giocatori che peseranno sul budget, giocatori che non hanno accettato alcuna soluzione. Tanti hanno rifiutato le squadre, qualcuno voleva andare in B e sapevamo che il mercato non c'era per il singolo calciatore. Qualcuno mi ha rifiutato delle squadre dove potevano andare benissimamente a giocare in prestito. L'invito quindi a prendersi ognuno le proprie responsabilità, ciascuno per la propria parte. Lui le spalle ha ricordato di averle grosse, ma quella delusione e rabbia nasce anche per quanto magari ha sentito nelle scorse settimane da chi è fuori dal progetto. Poi il capitolo legato alla squadra che affronterà il prossimo campionato, una squadra che dovrà avere determinate caratteristiche. È una squadra che deve sudare sempre. Come è costruita la squadra, è una squadra di ragazzi volenterosi e vogliosi di lavorare. Dagli obiettivi alle ambizioni, con quella ciliegina rappresentata da Roberto Inglese. Inglese con me è stato sempre chiaro, ha detto: io se scendo in C vengo solo al Catania. Lista piena, scelte fatte. Adesso toccherà il campo dare il suo giudizio. Vigilia di campionato per il Trapani, che si prepara all'esordio del provinciale contro il Picerno. Sentiamo il tecnico granata Torrisi. Una squadra ostica, da definire così, fastidiosa, che è molto intensa, una squadra che gioca con molta spensieratezza, è forte nelle transizioni, fortissima, è una squadra che prova anche a costruire senza timore dal basso, per andarsi a creare molta verticalità e profondità. È una squadra che ha idee, è una squadra che ha dimostrato negli ultimi 2 anni il progetto, che è ben delineato con 2 sesti posti in Serie C e playoff. Quindi è una squadra che ha dimostrato un ottimo precampionato, ha fatto bene in Coppa, è partita bene con l'Avellino. E quindi sappiamo che è una partita difficile, però noi dal canto nostro siamo a casa nostra, e come è inciso il fattore campo domenica, lunedì per l'avversario, deve oggi incidere per noi, domani deve incidere per noi, perché il provinciale pieno che spinge è un grande valore aggiunto per noi. Ci affidiamo alla nostra gente, alla nostra struttura mentale di squadra, cercheremo attraverso la prestazione di fare un risultato positivo. Messina sconfitto ieri sera in Puglia nella seconda giornata del campionato di Serie C. Sergio Colosi.
Messina ingenuo, volenteroso, ma rimandato dopo la sconfitta in Puglia contro un'audace Cerignola solida e talentuosa. Il 2-0 per i gialloblu premia la squadra più forte, che ha ampiamente meritato la vittoria. In classifica si ritrova punteggio pieno. Si aspettano le giocate di Cuppone e Salvemini, ma la difesa peloritana regge fino al disastro del minuto 20. Su un pallone vagante, quasi innocuo, Rizzo ci mette tanto del suo e Krapikas fa il re. Con Cuppone al terzo centro che intuisce di poterlo mettere alle spalle dell'ex Cerignola. Nella ripresa il duello tra i due si rinnova in area giallorossa, ma questa volta lo vince il portiere. Messina non pervenuto in attacco, Pedicillo prova qualche giocata, Anatriello dopo la gloria all'esordio si marca da solo e Petrungaro al Monterisi è spettatore non pagante. Tocca al subentrato Salvo sfiorare il pareggio, ma la deviazione di Saracco è decisiva. Al minuto 35, Capomaggio al rientro da titolare, firma il raddoppio con un destro che supera Krapikas, il cui esordio va presto dimenticato, così come l'intera prestazione dei suoi compagni. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.